Nell'antro di Tenebrus, l'astuto mago sta preparando uno strano intruglio. E ora, Didone, solo un pizzico di terra della foresta incantata. No, no, Didone, questo non è cibo per gatti. Aspetta un momento, piccola. Ora devo vedere se l'esperimento è riuscito. Tu mi sembri proprio adatto. Funziona, funziona! La pozione mi ha dato una forza immensa! Ora userò questa possanza per i miei scopi! E così non avevi soldi, vero? Ti insegnerò io a mentirmi! Sul Monte Olimpo, intanto, l'invincibile Ercole assiste alla scena, guardando nella roccia di cristallo di Solones, il veggente. Devi assolutamente fermare Tenebrus. Ma attento, più i suoi piedi saranno a contatto con il suolo, più la sua forza aumenterà. Anche la mia, Solones, quando infilo il mio anello magico. Andiamo, Newton! Sono qui! E così, nella foresta incantata, si accende la sfida tra l'invincibile Ercole e il suo acerrimo nemico. Guarda! È laggiù, Ercole, è laggiù! Infatti, eccomi qua! Sono il nuovo padrone di tutta la Terra! Arrenditi, Ercole! Non puoi vincere la mia grande forza! Sfiderò la fortuna, Tenebrus! Sta attento! Sta attento! Venite avanti, allora. Ah, oh no! Ma subito! Se vuoi, un'altra prova della mia forza, Ercole. Dove sei, Ercole? Dove sei? Devi poter fare qualcosa di più, Tenebrus. Certo che lo farò. Accidenti, accidentaccio! È diventato veramente fortissimo! Dovrà pure staccare i piedi dal suolo una volta o l'altra e allora potrò sconfiggerlo. Per me sei troppo debole, Ercole. Tu cercherai di andargli dietro senza fartene accorgere, così che quando lui... Tutto chiaro, Newton? E le faccio fra le gambe. Sì, ho capito. Perfettamente. Fidati! Tenebrus! Vuoi ancora combattere, Ercole? Così ti sistemerò una volta per tutte. Carica! Carica! Mettimi giù! Solo quando saremo usciti dalla foresta, Tenebrus. Buon viaggio, Tenebrus!